Sindaco, da poco si è concluso questo incontro con D'Andrea, il commissario per quanto riguarda Tirrenia. Non c'è stato l'incontro con la stampa perché così ha voluto l'ingegnere avvocato D'Andrea. Può farci lei il punto della situazione, di che cosa si è discusso? Sì, il dottor Andrea ha ritenuto di non dover rilasciare alcune interviste perché mi ha precisato che sono un responsabile e tratto una parte tecnica e non una parte politica. Per questo motivo preferisco, ecco, incontrare la istituzione. È stato estremamente sensibile, molto presente, l'ho incontrato insieme a qualche altro sindaco lo incontrerà ancora nella sua marcia verso Napoli. Successivamente lo vedremo con altri colleghi su Palermo. Lo stesso ha avuto modo di apprezzare quelle precisazioni che abbiamo dato anche poi alla stampa, quei 15 punti nei quali abbiamo focalizzato tutte quante le problematiche. Abbiamo appreso che vorrà fare in fretta, cioè che in atto è stato riaperto il booking, come a tutti noto, il booking per quello che riguarda praticamente il discorso delle prenotazioni, sono state riaperte fino al 31 dicembre. Lui vuol fare molto velocemente, però ha fatto capire che ci vorranno i tempi tecnici previsti dalla legge, la legge è la legge pro di Marzano per quello che riguarda le società in queste condizioni. In tale ottica abbiamo rappresentato che noi vorremmo una procedura velocissima, perché chiaramente così conosciamo chi sono i nuovi gestori prima dell'estate ampiamente, oppure subito dopo. Naturalmente in questi termini non abbiamo avuto i tempi, però ci è stato detto che si procederà tenendo conto anche di tutte le nostre osservazioni, e quindi chiaramente questa interlocuzione con il sindaco di Luca è cominciata questa mattina alle 9:30 insieme agli altri assessori, insieme al sindaco di Santa Maria, finita praticamente solo qualche minuto fa, sta a rappresentare la grande attenzione del dottor D'Andrea. C'era anche l'ex amministratore Morrale, c'era anche il signor Agnello della Siremar, quindi c'era il dottor Agnello, quindi c'era un gruppo di persone che realmente conoscevano la materia, e naturalmente noi abbiamo dato l'opportunità, la possibilità, naturalmente alla presenza anche del Presidente del Consiglio, di poter naturalmente rappresentare tutte quelle che erano tutte quante le nostre esigenze, le nostre preoccupazioni e le nostre aspettative. Adesso vedremo una convenzione, naturalmente, che già faceva parte del vecchio bando di gara. Abbiamo capito bene che si andrà a una nuova procedura di evidenza pubblica, dove ci saranno le manifestazioni di interesse, e naturalmente è chiaro che noi saremo molto attenti, saremo molto presenti, faremo sì che, chiaramente, di conoscere per tempo tutta la gente che è interessata e che possa rispondere a tutte quelle che sono le nostre esigenze. Due domande in una. Servizi confermati e poi andranno in gara insieme Tirrenia e Siremar? Allora, in questo momento servizi confermati sicuramente sì. Se andranno insieme a Tirrenia e Siremar è stato praticamente anche il nostro punto. In questo momento non c'è una sicurezza, ma l'esperienza passata ci è stata detta che certamente servirà. Noi abbiamo fatto capire che siamo interessati a Siremar, e quindi chiaramente in questo senso non abbiamo avuto una risposta puntualissima, sarebbe fuori luogo che dicessi diversamente, ma è certo che la nostra interlocuzione farà il proprio gioco in quelle che saranno le decisioni future. Signor, cambiamo argomento. In questi giorni gira per il paese, c'è una certa polemica a proposito di mancati pagamenti da parte sua di determinati balzelli. Lei sarebbe compatibile, incompatibile? Dico, probabilmente saranno arrivate anche a lei queste voci. Vuole risponderci su questo? Tanto per chiarire. Guardi, Serpi, devo dirle che questo è un argomento talmente vergognoso che sta bene in faccia di chi lo ha prodotto. Io ne ero venuto a conoscenza già da tempo, io ho pagato tutto perché era così che avvenisse. L'unica cosa che ho chiesto di non pagare, mi sembra anche doveroso, è quello: non volevo pagare le sovrattasse. Ma le multe sono state pagate tutte quante, con le sovrattasse non mi sono state notificate perché non venivano notificate nel posto mio, nella mia residenza. A me viene pesante dire questo perché mi ricordo un momento difficile anche di una persona a me cara. Questi avvoltoi, perché si può chiamare solo avvoltoi,
che rubano le carte presso qualcuno, non so chi, perché sono atti coperti dai segreti, istruttori sicuramente, e chiaramente su questo farò i miei passi adesso. Se qualcuno ritiene che ci sia qualcosa fuori posto, procede secondo legge. Faccio bene. Io posso assicurare di aver pagato fino all'ultima lira per quello che riguarda il discorso relativo alle contravvenzioni, per tutte quante le altre cose che incombono, che mi riguardano, come ogni cittadino faccio i miei ricorsi, se devo pagare pago, se ho avuto riconosciuto su altre cose che non devo pagare non pago, ma su questo punto qui nel quale qualcuno ha voluto speculare si informi. Quindi il sindaco non ha un contenzioso con il comune di circa 4.000 euro. Assolutamente, il sindaco ha pagato tutto e basta. Adesso su questa vicenda, veda sarto, io non posso muovere un passo. Da entro a casa e c'è sempre qualcuno che mi fotografa. Vado fuori e vogliono sapere dove vado e quello che faccio. I miei conti privati vengono monitorati. La mia vita passo dopo passo. Io invado la vita privata dei cittadini, non lo faccio. Gli altri hanno diritto a farlo, lo facciano pure. Sono un uomo pubblico, ma rispettano perlomeno chi non c'è più. Se questa sensibilità manca, questa è la barbarie di questa gente e con i barbari non si può avere nulla a che fare.